salute. Io non te li pago i diritti, comunque. Vabbè, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci avviciniamo sempre di più alla gara, siamo a 7 settimane e mezza, una cosa del genere. E e siamo, come vi dicevo, a 2000 calorie, quindi stiamo mangiando abbastanza poco. E una cosa che mi sono domandato in questi giorni è chissà quanto riesco a sollevare di carico sui fondamentali rispetto a prima, di quando mangiavo qualcosina in più. Allora, premettendo che non faccio la panca piana da giugno praticamente, o da maggio, per motivi di ipertrofia, e ci siamo concentrati più sulle distensioni, sui macchinari, sulle croci, eccetera, escludendo per un attimo la panca. Stacco invece non lo faccio da ottobre dell'anno scorso per motivi logistici, quindi lo stacco veramente tanto tempo che non lo faccio. Uno dei miei esercizi preferiti, su cui caricavo abbastanza, magari vi lascio qualche video se lo trovo da qualche parte qua. E niente, andiamo a vedere quanto riusciamo a fare oggi in ipocalorica, ripeto, a 2000 calorie, quindi non ci aspettiamo grandi risultati, però almeno ci proviamo. Partiamo con quanti sono? 3, 6, 80 kg per gradire, facciamo un riscaldamento e poi dopo vediamo. Se so facile, ma vediamo un attimo di metterne 100, e tanto per farsi dal lei che si allena, piccolo leg check che ormai è diventato quotidiano. Visto? Dai un voto a queste gambe. Ah, se vedi nel video scorso non si vedeva niente, ma stiamo facendo un bel bravo. Ti do 8. Oh, 8, è troppo gentile. Possiamo fare di più. Posso fare di più. Ok, adesso ci mettiamo i 100 kg. Facciamo 100 kg e ne facciamo due colpi. Mi posiziono in modo tale che le scapole sono serrate sulla panca, le spalle basse, perché è molto importante non infortunarsi in questi esercizi, soprattutto 8 settimane dalla gara. Anche questi, facile. Ma andiamo di 5 in 5 perché altrimenti non ce la facciamo. L'importante, come dicevo, è non infortunarsi, quindi cercare di fare gli esercizi in modo più sicuro possibile, gomiti sempre sotto il bilanciere, polsi dritti, scapole sempre addotte, le spalle basse. 110, qui ne diamo una invece, vediamo come va. Facile, facile. Ma mettiamo altri 10 kg e andiamo. Ok, adesso 120 kg. Qua adesso interviene lo spotter ingaggiato Saverio. Non ha mai fatto lo spotter, però glielo insegniamo un attimo, tanto non è difficile. Della serie allenarsi con sicurezza. Allora, praticamente quando io vedi che non ce la faccio più, che mi blocco a metà e non riesco più a salire, a parte che mo cerco di darti anche una voce nel caso, due dita sotto e mi dà una mano a salire, ma giusto quel po' che mi serve per sbloccare il movimento. Poi se vedi che non salgo proprio,
mi aiuti ad alzarlo direttamente, ma sempre un aiuto, non lo devi alzare tu, ok? Non dovrei farcela, questo è gestibile, forse non mi serve nemmeno, ma solo se mi blocco. Io sto, sto tranquilli, eh. Non vorrei infortunarmi ora, perché ne devo chiudere una, quindi è un solo colpo. E invece ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente è salito un po' più a fatica, però per me ci sta ancora margine di aumento. E mo mettiamo 125, andiamo di 5 in volta adesso, visto che ci avviciniamo ai 130, perché non l'ho detto prima, ma quando mangiamo un po' di più sono arrivato a 140-145. No. Allora qua siamo a 125. Ok, questo è stato un po' più provante, non so se ci arriviamo a 130, ma non so se mi spingo il carro. Come salire sulla pedana, mi dai anche una mano a staccarlo con le dita. Piccole note di lavoro per non morire sotto i bilancieri, capi? Quindi quando vado, quando dico tre, magari mi aiuti a staccarlo, così lo posiziono meglio, più facile. Siamo pronti? Sei pronto? Siamo andati. Ok, lo prendi qua quando mi aiuti a staccarlo, non troppo forte. Ok, 1, 2, 3. Ok, vuoi togliere? Fatta pure male a livello di esecuzione, però vabbè. Però oltre 130 non vado. Ti può essere che ce l'ho 135 in blocco a metà. Facciamo i bravi oggi. No, facciamo male. Quindi, panca piana, 130. E ora passiamo allo stacco. Eccoci qua. Panca piana fatta. Sono arrivato a 130 kg. Non ci spingiamo oltre, come già ho detto, per una questione di mantenersi sani prima della gara, perché non mi posso permettere un infortunio a 8 settimane. E 130 sono comunque accettabili, visto che sono arrivato quando mangiavo un po' di più a 140-145 kg, quindi bene o male ho mantenuto i carichi, sono contento di questa cosa nonostante non faccia la panca piana da diversi mesi. Adesso invece vediamo lo stacco che facciamo qua fuori all'esterno. Fai vedere quanto è bello il posto che già abbiamo mostrato nel workout di schiena e spalle. E niente, parto con 60 kg per riscaldarmi un po', per riscaldare un po' le articolazioni, e poi mano a mano carichiamo come prima. Prima cosa, via le scarpe, perché utilizziamo scarpe con la suola bassa, con la suola piatta, oppure le leviamo per avere maggiore aderenza. E partiamo. Mamma mia, non faccio lo stacco da un anno. Infatti perdonate l'esecuzione, se magari ho fatto un po' una merda, però ormai non ricordo più come si fa. Ok, abbiamo aumentato a 100 kg, che è sempre molto molto soft come carico. Ah certo, voglio bene, io ci pazzi.
Mo sai che tu mi faccia cacca. Guarda. Speriamo che va bene, se va bene sono contento. E che tipo di categoria? Che categoria? Classic physique. Praticamente sei un po', richiama un po' quelle di Arnold quando gareggiava, capito? Però natural. A fa sta cosa, siamo, però sono contento. Ah, top, top. Dai, dai, dai. Va bene, grazie. Oh, questo cosa si sta fermo, mannaggia. Ok, 100 kg. Easy. Ok. Andiamo a mettere altri 40 kg. La cosa più difficile di questo esercizio è caricarlo. Perché se i bilancieri sono arrugginiti e i dischi pure, è difficile. Non sopporto quando il bilanciere non sta dritto. Non riesco a posizionare bene i piedi, come in questo caso. Ok, 140 sono ancora facili. Si può fare. Si può fare. Direi gli mettiamo 10 kg e 10 kg, andiamo a 200, andiamo diretti. Dovrei fare 190. Facciamo 190, dai, tra un minuto faccio 190. Ma glieli mettiamo 200 e vediamo fin quando riusciamo a spingerci. Non mi aspettavo questo carico, sinceramente, a 2000 calorie, dove non ce la faccio manco a parlare adesso che mangio così poco, a sollevare questi carichi. Quindi sono contento di averli mantenuti bene o male, perché pure se 200 vanno appena, comunque sono un grande traguardo. Ci siamo, 200 kg, una ripetizione, andiamo. Avrei forse da ridire un po' sull'esecuzione, magari poi la vedo meglio nel video. Però il carico c'era, cioè non mi sentivo spinto giù, quindi va bene, penso ci posso mettere qualche altro filetto. Una cosa che fanno molte persone quando entrano in fase di definizione è quella di abbassare i carichi. Devi cercare il più possibile di preservare il carico, non devi abbassarli. Questo perché già c'è il deficit calorico, se carichi anche di meno lo stimolo che dà il muscolo è minore. Ovviamente perdi anche massa magra insieme a quella grassa. Quindi quello che dobbiamo fare quando siamo in deficit è mangiare meno, quindi dimagrire e preservare la massa muscolare dandogli lo stimolo. Se non gli dai il carico non è stimolato, quindi sicuramente non riuscirai a tenere gli stessi carichi di quando sei in massa o in mantenimento, ma perlomeno cerca di mantenerli il più possibile. Bene, bene, mettiamo 2,10. Andiamo, 2,10, senza troppo, in luce. Intanto fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro carico più alto che avete utilizzato in panca e stacco. Non parlo di massimale perché non si tende spesso a misurare i massimali, ma almeno il carico più alto che avete utilizzato.
Stavo per trasformare in Super Saiyan. Proviamo, dai, proviamo il 220. Non gli ho fatto stronzata. Se alzo sti 220 sono troppo contento. Cioè, è un regalo. Veramente. Porca troia. Pesantissimo. E proviamo. Niente, non si alza, non si stacca sto bastardo. Non l'ho presa sul personale. Per niente. Ma non si deve staccare. Provo l'ultima volta. Niente, basta, basta, non si vuole staccare. Ok ragazzi, abbiamo finito con lo stacco. Non vi farò vedere lo squat perché ho allenato le gambe ieri. Le allenerò più spesso perché la mia scheda è cambiata in vista della gara e non mi va di affaticare troppo l'articolazione. Però se volete vedere quanto caricavo di squat e quanto riesco a caricare ora che sono in deficit calorico, fatemelo sapere in un commento e vi faccio un video apposito. Il video finisce qui, quindi se vi è piaciuto lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti qual è il vostro massimale, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.